sicuramente grande soddisfazione per questa vittoria, dove chiaramente il canestro finale di Giachetti va ad esaltare una prestazione che comunque dal mio punto di vista sarebbe stata positiva, perché di fatto abbiamo giocato alla pari contro una squadra del valore di Treviso. Lo abbiamo fatto dal mio punto di vista per alcuni tratti giocando un'ottima pallacanestro, in alcuni momenti ci siamo disuniti e probabilmente il mancato controllo dei rimbalzi, soprattutto quelli offensivi, 21 sono veramente tanti, ci hanno in una fase della partita probabilmente vietato l'opportunità di provare a scappare, anche se non è facile perché onestamente Treviso ha sempre tanta qualità in campo al di là delle proprie rotazioni. E poi nella parte finale secondo me la bravura è stata quella di non mollare, di provare in tutti i modi di portare a casa il risultato, un risultato importante ma non fondamentale, perché come avevo già detto in precedenza nel prepartita, questa partita non sarebbe stata fondamentale fin dei playoff in entrambi i casi, quindi avrei detto le stesse cose in caso di sconfitta e le sto ripetendo dopo una vittoria, che però chiaramente ci dà entusiasmo, ci dà convinzione, almeno questa è la speranza, che l'energia, l'entusiasmo della partita di oggi riusciamo poi a portarcela dietro per questa parte finale di stagione. Una partita dove a livello di squadra abbiamo fatto bene, abbiamo cercato di collaborare e sono contento di tutti quelli che sono entrati in campo, che hanno dato un po' il loro contributo, quindi sicuramente il finale è perfetto anche per il pubblico, che nonostante una giornata particolare ci ha supportato tantissimo, il finale ideale di una settimana dove sinceramente dopo non la sconfitta di Montegranaro, perché a Montegranaro come ho già detto si può perdere, però sicuramente le 25 palle perse non mi erano piaciute. E la squadra di fatto da Montegranaro non ha riposato un giorno, ci siamo allenati tutti i giorni e oggi credo siamo arrivati qui concentrati e presenti in campo, quindi adesso dobbiamo cercare di proseguire questa strada e di restare sul pezzo fino alla fine del campionato e poi guarderemo la classifica, riconoscendo anche che ci sono anche altre squadre che stanno facendo molto bene. E questo è un campionato molto equilibrato, è un campionato dove bisogna essere, ne parlavo con Pilastrini prima della partita, dove bisogna essere, stare attenti a fare delle valutazioni, perché ci sono squadre che sono divise da 2-4 punti e non è corretto, non è professionale, non è competente fare dei giudizi per 2-4 punti di differenza, ecco, perché ci saranno squadre che usciranno dai playoff e magari avranno due partite in meno di squadre che arriveranno quarte, ecco, quindi dopo 30 partite non possono essere 2-4 punti a cambiare il giudizio o il lavoro di una squadra, non solo la nostra, che durante un anno lavora, che durante un anno vive dei momenti positivi, anche dei negativi, noi sappiamo dove abbiamo sbagliato, ma sappiamo anche quante soddisfazioni ci stiamo togliendo e quante soddisfazioni stiamo facendo vivere i nostri tifosi, quindi adesso con positività pensiamo a questa parte finale e oggi la cosa bella è che abbiamo lasciato parlare il campo, che è l'unica cosa che conosco, è l'unica medicina esistente e reale per uscire da partite come quella di Montegranaro. Ci sono domande? Ma posso? Grazie. Grazie.